Buongiorno, siamo in compagnia di Massimo Popolizio al Teatro Toniolo di Mestre e va in scena Blackbird, un psicodramma, un dramma, non è certo una commedia, di un artista scozzese che ha scritto questo dramma per Stein. E è una storia vera che però messa a teatro diventa tutt'altro. Lei tra l'altro ha già fatto la Lolita, per cui diciamo che non voglio dire un habitué del genere, ma questa è una storia particolare, una storia di questo soldato americano, una Però questo è soltanto lo spunto, storia eh? dello spunto che Questo è solo lo però spunto, il è. soldato Allora, americano, me lo poi c'è la racconti storia. ben Sì, lei. in realtà non è una storia vera, cioè parte da una storia vera che è uno spunto, che può essere miliardi di spunti veri, perché ma Harrower ha scritto per Stein, per il Festival di Edimburgo del 2005, un testo completamente inventato ed è la storia di un uomo e una donna che si incontrano dopo 15 anni. L'uomo in questo momento ne ha 56, sì, 55-56, lei ne ha 27. Dopo aver avuto lui quando lui ne aveva 40 e lei 12, una storia, dicono, d'amore. Quindi non, il testo è quello che succede 15 anni dopo. Scopriamo nel testo che lui ha pagato, ha fatto 6 anni di carcere, che lei ha una vita distrutta. Ma il testo non è sulla pedofilia, il testo è, si interroga perché e cosa può succedere a questa umanità, a queste due anime, cosa è successo dopo 15 anni, cosa è rimasto di quella cosa, dove li ha portati, cosa si interroga, cosa stanno vivendo in questo momento e soprattutto cosa vivono rivedendosi. Non è poi così semplice perché poi si scopre che i due non si sono più incontrati per un caso, per una coincidenza. Il testo è interessante perché molto spesso il carnefice diventa la vittima diventa il carnefice, non è giudicabile, Harrower non dà un giudizio sui personaggi, mostra in questo ring, che è questo posto, che è questo sottoscala di questo capannone industriale dove lui sta lavorando con un nome finto, fra l'altro, quindi sotto un nome, si è inventato un nome, facendo un lavoro che non è il suo. Si inventa cioè ci si incontra in questo ring e si viene come vengono vivisezionate i sentimenti, l'emotività, gli anni che sono passati. Il testo è questo ed è interessante proprio perché pone una domanda: qual è la necessità, quali sono le plausibilità, la credibilità di questo tipo di impulsi che esistono? Perché un uomo di 40 anni decide di vivere una storia d'amore con una dodicenne? Cosa succede dopo a questa dodicenne? Cosa succede dopo a questo quarantenne? È una sorta di ring. I due si scontrano, si incontrano, si ribaciano, si amano, non vogliono più riamarsi. Non è certo trattato come giornalisticamente, è un tema che non viene trattato giornalisticamente, è un tema che non viene trattato televisivamente. Trattato un po' più profondamente, ma senza, non ci sono calci in bocca agli spettatori, non è punitivo, anzi, è estremamente emotivo, è estremamente, e questo necessita anche dell'emotività, della generosità degli interpreti. Da parte mia, da parte di Anna Della Rosa, che ogni sera, ormai siamo tra l'anno scorso e quest'anno, siamo quasi a 120 repliche, quindi abbiamo girato tutta l'Italia, quindi abbiamo un riscontro molto forte, quindi ogni sera dobbiamo essere, come dire, in palla per offrire in platea uno spettacolo che prevede starci emotivamente, esserci ogni sera. L'autore Harrower diceva che temeva il giudizio delle donne e che poi alla fine questo spettacolo visto dalle donne risultava molto forte, ovviamente, ma anche molto intimo, proprio perché in un'ora e mezza, che sembra poca, ma alla fine un'ora e No, mezza di fila è è lunga, un'oretta soprattutto da sicuramente. sostenere con questo impatto che avete voi due attori. Appunto dal punto di vista della recitazione.
immedesimarsi, raccontare dopo tutte queste repliche c'è sempre qualcosa di nuovo. Di nuovo. E è una grande abilità quella di portare in scena un argomento anche così forte. Il teatro diceva vietato ai minori, chiaramente allora vietiamo ai minori anche Shakespeare, che tanto parla di omicidi e basta. Ma è... No, il problema è appunto, come dire, Riccardo III è più cattivo del personaggio che faccio io, quindi non è un problema morale, la dicitura è proprio perché il piccolo di Milano si è voluto un pochino difendere dall'accusa di portare, diciamo, questo argomento ai ragazzi. In realtà poi sono venute tantissime scuole, perché sono stati molti insegnanti illuminati, hanno visto che lo spettacolo, dicono no, devono vederlo. Ma non è uno spettacolo sociale, ecco, cioè, non è uno spettacolo che riguarda, cioè, che può riguardare una parte le donne, una parte gli uomini, mettere l'altra parte gli uomini, no? Non è così, perché non si tratta, cioè, il fatto diventa metaforico per poter parlare dei rapporti, per parlare della difficoltà dei rapporti, per parlare della difficoltà di capirsi, la difficoltà, parlare sulle paure che ognuno di noi ha, di essere abbandonato, di essere travisato, di non avere, di essere ingannato, ecco. Ogni sera, dico anche questo, noi abbiamo fatto molte città, chissà anche perché, molto stranamente le città dove c'è un pubblico più alto di età, insomma, che vediamo che è il pubblico più libero, che è il pubblico che ha meno pregiudizi, pronto a tutto, non si scandalizza di nulla. Diciamo, il pubblico, e anche i giovani è lo stesso, diciamo, il pubblico più brutto che noi abbiamo è quello che va dai 30 ai 50, insomma, è proprio quello un po' devastato dalla televisione. E quindi questo per dire appunto che il testo in realtà è un testo teatrale, è un testo che usa tutti i trucchi teatrali, che è stato scritto molto furbamente, furbescamente da Harrower, e cioè, lo stanno facendo in tutto il mondo. È un testo che Harrower è diventato miliardario con questo testo, adesso vive a New York e si è sposato una bambina, quindi viveva nei bassi fondi della Scozia, quindi questo testo gli ha dato parecchio denaro. C'è una versione anche a Dubai, quindi questo per dire che è un testo che funziona sul pubblico, non è un testo shock, non è un testo shock, è un testo che fa pensare a delle cose. Ma, quando facciamo incontri, oggi abbiamo fatto un incontro anche a Feltrinelli, c'è sempre come l'atteggiamento sbagliato che abbiamo noi attori, come di giustificarci o di dover vendere qualcosa che sembra che non è vendibile. No, non ci vogliamo giustificare di niente, poi è una produzione molto grossa, una produzione del Piccolo Teatro di Milano. Quindi se un teatro pubblico si accolla a questo tipo di spettacolo, e ce lo fa fare in moltissime città più importanti, vuol dire che questa richiesta c'è, cioè, vuol dire che è un testo che è legittimato a esserci, che anzi dovrebbe essere, insomma, la regola normale in un paese civile. Luis Pasquale è il regista, sì. Il regista catalano. Com'è stato il vostro rapporto con lui? Io lui se lo conosco da molti anni, ho fatto prima anche un Edipo a Vicenza. Per lui ci ha accompagnato, è stato come una specie di guida, si è tirato indietro come regista, anche perché non ci sono molte intenzioni registiche, però ci ha accompagnato negli snodi. Noi avevamo bisogno proprio di una guida recitativa, cioè di quello che ci succedeva in scena, di come far capire meglio certi snodi, di come mettere più in luce altre cose. Cioè, è stata proprio la nostra guida, diciamo, è stato più una cura di che una regia di, se si può dire. E Luis è stato molto intelligente a far venire fuori prima di tutto il testo, cioè si è messo un po' da parte come autore, come grande regista, e ha fatto ci ha traghettati verso un risultato finale proprio umanamente. Ecco. E un'ultima domanda sui progetti futuri. Progetto futuro, molto contento, insomma, perché finiamo qui il 3, non qui a Mestre, ma la tournée. A Parma, la tournée, e l'11 aprile sono già in prova per il Prometeo di Eschilo
delle tragedie greche che si fanno a Siracusa, nella cornice siracusana, nel teatro greco di Siracusa farò Eschilo, farò Prometeo e poi l'anno prossimo è una bellissima cosa che speriamo vada in porto bene, che è un Gabriel Borkman di Ibsen con un cast molto importante, è produzione Eliseo e Artisti Riuniti che girerà parte dell'Italia nella prima parte di stagione. Grazie. Grazie a lei.